È una notte qualsiasi. Dormi nella tua accogliente casetta quando un incubo comincia a scuotere la tua mente. Eri in un corridoio, angusto. Camminavi e improvvisamente morivi. Ti svegli di soprassalto dallo spavento e ti accorgi che il letto in cui dormivi non era il tuo. Non eri nemmeno più a casa tua. Ehi, dove sono? Mi sento strano. Cosa mi è successo? Pieno di... È tutto rosso. Questo posto, che diavolo è? Oh, no! Oddio! No! Cosa diamine era quello? Era solo un sogno? Oh, un momento. Questa non è casa mia. Dove mi trovo? Ci sono delle scale. Chissà dove porteranno. Probabilmente alla base dell'albero. C'è una cesta, penso che sarebbe l'ideale prendere qualche rifornimento. Qua, ci sono delle note. Leggiamo delle note. Benvenuto nella mappa all'incubo, ideata e creata da Dark 12. Spero che ti divertirai giocando. Le regole: non rompere blocchi se non richiesto. Gioca con la difficoltà easy o più alta. No, fa più. La mappa va giocata in single player. Divertiti. Diario. No, fa più. Diario. Diario di avventura. Giorno X. Il rifugio costruito sull'albero non durerà per molto. Lui mi sta seguendo. È troppo forte. Ha un'orda di seguaci al suo seguito. Perché mi sono messo proprio contro di lui? L'unica cosa da fare è scappare via da qui. Se qualcuno sta leggendo questo diario, stai attento. Stai per mettere piede in qualcosa di troppo grande. Bene. Penso che possiamo iniziare. Quel diario era sinistro. Da cosa devo guardarmi? Cos'è che stavo inseguendo? Queste scale sembrano infinite. Oddio. Cos'è questa cosa? Un cimitero? Un piccolo giardino? La strada continua, seguiamo la strada. Ci sono troppi mostri, devo fuggire. You serious? Quel buco sembra la mia unica via di salvezza. Devi morire. Oddio, ho paura. Perché mi sono svegliato qua? Passaggio segreto. Dove condurrà? Oh! Ehi! Altre scale. Oddio. Un minecart. C'è un binario, troppi mostri alla mia calcagna. Meglio percorrerla. Beh, qui c'è un kart, direi che possiamo prenderlo. Non me lo fa prendere. Non me lo fa prendere. Non me lo. Bene. Un portale. Ecco, così va meglio. Un portale per il Nether. Non mi resta altra via d'uscita, devo per forza attraversarlo. Penso sarà molto pericoloso. Non sono nemmeno equipaggiato bene per affrontare il Nether, ma devo farlo. Per i pony. Ok, forse i pony me li potevo. Vabbè, lasciamo stare. Cosa? Bene, eccoci arrivati.
Ehi, c'è una strada. Penso che la cosa migliore da fare sia seguirla e vedere dove ci porta. Queste fiamme sono strane. Non hanno la texture. Dove sono finito? Perché proprio io? Cosa sta succedendo? Cos'è questo? È un'entrata, è un'entrata per qualcosa. Qualche setta satanica. Ciao, è la prima volta che qualcuno viene qui. Sei venuto per me, è vero? Continua per questa via, c'è una bella sorpresa per te. Cos'era quella voce? Non mi resta che fidarmi, anche se so che è la cosa più stupida che ho mai fatto in vita mia. Oddio. La strada è distrutta, devo fare attenzione. Sto per cadere. Di nuovo. Oddio. Che cos'è questa cosa? Chi sei tu? Che cosa? Che cosa vuoi da me? Io voglio solo saltare e scappare da questo posto. Perché? Perché proprio io? Stavo sognando dei pony in costume da bagno. Oh fa... Culo. Troppa lava, io ho paura del fuoco. Ecco perché mamma Suda diceva sempre di non giocare col fuoco. Guarda quanta lava. C'è una cesta. Un diario. Un'altra pagina del diario. Dobbiamo leggerla. Diario di avventura, giorno X. Una voce mi ha convinto a seguire una strada disert... What the fuck? Una voce mi ha convinto a seguire una strada disastrata. Disastrata. What the fuck? Una voce mi ha convinto a seguire una strada disastrata. Ha detto che avrei trovato una sorpresa alla fine. Ero la prima persona dopo tanto tempo, a detta sua. I gas sono tanti ovunque. Un qualcosa di utile mi farebbe comodo. Sperando sempre che la voce sia affidabile. Amico, non so perché, ma la voce mi sa che non è affidabile. Cosa? È come un déjà vu. Questo posto l'ho già visto. Sì, era nel mio sogno. Oddio. Devo andare per forza nel portale. Veloce! Sono fuori per fortuna. Sembra che ci sia una via. Ah, quella era chiaramente una trappola. Non posso fidarmi più di quella voce. Oh. Questo albero mi sembra di essere Tarzan. Oh. Ah. La scalata è stata dura, ma alla fine ce l'abbiamo fatto. Abbiamo portato in salvo l'antico vaso. Amaro Montenegro, sapore vero.